In questo video farò vedere quello che voglio realizzare, naturalmente in scala ridotta. Quello che voglio realizzare è l'automatizzazione dello svuotamento di un pozzo con dell'acqua all'interno, cioè quando l'acqua raggiunge un certo livello si deve azionare una pompa tramite un relè apposito. Bene. Qui possiamo vedere la brocca che diciamo simula il mio pozzo con dell'acqua all'interno. Ci sono due cavi di rame, uno nero ed uno rosso, collegati tramite una matassa molto diciamo consistente di fili proprio per simulare la lunghezza, cioè la distanza che ci può essere tra il pozzo e l'installazione dell'Arduino. E poi naturalmente il nostro Arduino 2009 con una breadboard per ora, qui collegato un LED che diventerà rosso quando si raggiungerà il livello desiderato. Bene, vediamo che inserendo questo filo all'interno, il filo rosso all'interno della brocca, cioè simulando quindi l'innalzamento del livello dell'acqua, si dovrebbe accendere un LED, il LED rosso, ecco qui infatti. Se l'acqua scende, ovvero se tiro fuori il filo, il LED si dovrebbe spegnere. Ecco fatto. Se andiamo a vedere sul computer, possiamo notare che possiamo vedere il nostro programma. Il mio programma, che si apre la serial monitor, ci fa vedere la differenza di tensione ai capi dei due fili. Ora, per esempio, 0,46 significa che c'è poca differenza di tensione tra i due cavi e quindi vuol dire che sono tutti e due entrambi nell'acqua. Infatti, se andiamo a vedere, il LED risulterà acceso. Ecco qui. Vediamo il LED acceso. Se invece tolgo il cavo dall'acqua, il LED si spegne e se vado a vedere sul computer vedrò che la differenza tra le tensioni dei due cavi è diventata 5 perché il cavo nero che è sul fondo è posto a 5 volt, mentre l'altro naturalmente è posto a 0 volt.